Ciao a tutte, benvenute e bentornate sul mio canale Fare e Disfare. Oggi nuova video ricetta e prepareremo insieme le polpette di fagioli. Ho trovato questa ricetta in quel pozzo senza fondo che è Instagram. Ormai il mio feed è praticamente una ricetta unica. No, non è vero, no. Non ho solo ricette, però ecco, sicuramente per la maggior parte sì. E dicevo, ho trovato questa ricetta sull'account di Amanda Gualini e mi è piaciuta subito come ricetta perché è semplice, veloce e le polpette sono buonissime, sono davvero molto buone. E vi lascio comunque l'account di Amanda qui nell'info box se volete andare a vedere la sua ricetta e se volete dare un'occhiata anche al suo account. Mi sembra giusto comunque dare il credit a chi ha creato le ricette. Io ho utilizzato, come nella ricetta appunto di Amanda, ho utilizzato i fagioli borlotti, ma potete utilizzare qualsiasi altro tipo di fagiolo. Infatti, Sonia, la mia amica Sonia del canale, semplicemente Sonia, ciao tesoro, lei anche lei le ha preparate, però a lei il gusto del borlotto non è piaciuto molto, per cui se preferite altri tipi di fagioli va benissimo, penso che la ricetta venga molto bene lo stesso, saranno sicuramente molto buone lo stesso. Altra cosa, Amanda le ha solamente fatte cuocere in padella senza olio, invece io no, le ho fatte fritte, perché non le mangio tanti, non mangio tantissimo fritto e le polpette mi piacciono fritte. Infatti erano buonissime, però penso che siano comunque molto buone anche fatte alla piastra, praticamente solo con la padella antiaderente, senza nessun tipo di condimento. E basta, mi sembra di aver detto tutto. Adesso vi mostro gli ingredienti, andiamo alla preparazione e ci vediamo alla fine con l'assaggio. Ciao! E questi sono gli ingredienti per le nostre polpette. Ovviamente fagioli, io ho utilizzato i borlotti, questi di Esselunga, due pomodori secchi sott'olio, io ho utilizzato questi, la bruschetta che è questo preparato di peperoni gialli e rossi, io penso sia simile a quello che aveva utilizzato Amanda nella sua ricetta. Per me è la prima volta che la utilizzo perché non l'avevo mai trovata, l'ho trovata nei giorni scorsi al di più, per cui oggi proviamo a farle con questo. Le volte scorse invece avevo utilizzato il pesto, questo 100% vegetale di Biffi e questo pesto di carciofi con pistacchi di Lidl. Io li avevo messi entrambi, li avevo nell'impasto, li avevo messi entrambi ed erano venute buonissime, però quest'oggi le faremo con la bruschetta. Poi, pan grattato, per me senza glutine ovviamente, farina di ceci. Olio per friggere perché io le polpette le mangio fritte, le faccio poche volte, però quelle poche volte le faccio fritte, sale e pepe. E ora andiamo alla preparazione. Mettiamo i fagioli in una ciotola, aggiungiamo i due pomodori secchi, un cucchiaino di bruschetta e frulliamo tutto. Una volta impastato, aggiungiamo la farina di ceci. Ora amalgamiamo bene. Aggiustiamo di sale e pepe. Con le mani un po' inumidite, procediamo a formare le nostre polpette. Ed ecco le nostre polpette pronte da cuocere. Una volta che l'olio è caldo, mettiamo a friggere le nostre polpette.
Le polpette sono pronte, eccole, e adesso andiamo all'assaggio. Ho già la mia forchetta pronta. Sono curiosa di assaggiare queste fatte con la bruschetta, ai peperoni. Vediamo come sono venute. Buone. Forse ne avrei messa un po' di più. Sì, forse ne avrei messa un pochino di più di un cucchiaino. Buone. Ecco, ho finito di mangiare la polpetta, ho finito di assaggiarla. Veramente ottime anche con quel preparato con la bruschetta. Veramente mi sono piaciute molto anche in questa versione. E niente, il mio video termina qua. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Se la farete, fatemi sapere se anche voi l'avrete gradita. E niente, vi lascio come sempre il mio bacio grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!